Se hai scoperto ora DaVinci Resolve, oppure lo stai utilizzando da un po', molto probabilmente avrai installato la versione gratis di DaVinci Resolve. Avrai notato sicuramente che c'è una versione a pagamento. In questo episodio di Minutaggio vedremo vite, morte e miracoli della versione a pagamento, perché comprarla e soprattutto perché non comprarla. Ok, quindi hai scaricato la versione gratuita di DaVinci Resolve. Sicuramente una domanda che hai è: che cosa include in più la versione studio, cioè la versione a pagamento di DaVinci Resolve? Per rispondere a questa domanda ho diviso il video in tre parti. Nella prima vedremo tutte le caratteristiche che sono presenti nella versione studio a pagamento di DaVinci Resolve e che ovviamente non sono presenti nella versione gratis di DaVinci Resolve. Nella seconda parte invece risponderemo alla domanda perché non acquistare la versione studio, e nella terza vedremo delle opzioni di acquisto, più nello specifico le differenze tra la versione digitale e la versione a chiavetta di DaVinci Resolve. Partiamo subito con la prima. Partiamo dalle caratteristiche più di nicchia, andando verso quelle che secondo me sono più utili. Nel caso in cui il tuo computer ha più GPU e vuoi utilizzare tutte le GPU contemporaneamente in DaVinci Resolve, ti conviene acquistare la versione studio. Molto probabilmente, se hai il budget per acquistare più GPU, avrai sicuramente il budget per acquistare DaVinci Resolve Studio. Un altro motivo è se lavori molto con l'HDR oppure lavori molto con il 3D stereoscopico. Allora, DaVinci Resolve Studio include le funzionalità per esportare in questi formati. Piccola nota, ovviamente, se vuoi lavorare con l'HDR oppure vuoi lavorare con il 3D stereoscopico, devi avere un monitor che ti permette di vedere la roba in HDR oppure in 3D. Se non hai il monitor, puoi esportare, però comincia ad essere un pochino difficile capire il risultato finale. Nella versione studio viene incluso inoltre un modulo che viene chiamato DaVinci Neural Engine. Questo motore di intelligenza artificiale ti permette di utilizzare appunto l'intelligenza artificiale nel tuo montaggio, nella tua color, nei tuoi effetti, nei tuoi nodi in DaVinci Resolve. Quello che ti permette di fare, ad esempio, nella pagina media dove importi tutte le clip, è organizzare le tue clip in base ai volti che sono presenti nella tua immagine. Quindi immaginiamo di avere una serie di attori, possiamo organizzare le clip in base alle scene in cui quegli attori compaiono appunto nella nostra ripresa. Sempre nella pagina di media possiamo aumentare la risoluzione di un video, che sembra un'operazione magica, ma attraverso degli algoritmi di intelligenza artificiale riusciamo a trasformare un video in 1080p, magari in 2K oppure 4K. Passando invece alla pagina di color, vengono aggiunti diversi nodi, soprattutto uno che è molto interessante per tracciare il viso e tracciare tutti gli elementi del viso. Se lavori molto in ambito beauty, saloni di bellezza, sfilate, mode, eccetera, eccetera, ti sarà capitato molto spesso magari di illuminare un pochino più gli occhi, oppure di aumentare, diminuire l'opacità del viso, oppure rendere le guance un pochino più rosse. Questo nodo ti permette di evidenziare gli occhi, di evidenziare le guance, le labbra, eccetera, eccetera, e tracciare automaticamente tutti questi elementi del viso nella tua color. Un altro nodo molto interessante che viene aggiunto, che ti permette di velocizzare il tuo workflow, è quello di eliminazione degli oggetti nella scena. Questa operazione di eliminazione di un oggetto può essere fatta in maniera molto semplice anche nella pagina di Fusion. Ti lascio il link in descrizione dell'episodio di Minutaggio che ti spiega come fare. Però c'è un modo ancora più veloce per farlo nella pagina di color. E per farlo nella pagina di color hai bisogno di DaVinci Resolve Studio, quindi la versione a pagamento. E infine la caratteristica più interessante, che vale secondo me tutto il prezzo di DaVinci Resolve Studio, è un nodo in particolare, che è quello della riduzione del rumore. Ci sono diversi tool esterni che puoi utilizzare per la riduzione del rumore. Quello che mi viene in mente è Neat Video, che costa quasi quanto DaVinci Resolve Studio. Quindi tanto vale acquistare DaVinci Resolve e avere anche la riduzione del rumore, oltre a tutte queste feature in più che ti ho nominato. Forse è la funzionalità di DaVinci Resolve Studio che utilizzo più frequentemente e la utilizzo soprattutto per eliminare quel rumore che si crea soprattutto nelle ombre. Le macchine digitali moderne riescono a gestire benissimo le zone luminose dell'immagine, ma non così bene le zone di ombra. Infatti, se vai a zoomare dove ci sono le zone di ombra, vedrai molto rumore.
Questo nodo ti permette di eliminarlo e soprattutto di matchare diverse telecamere che magari hanno diversi rumori. Magari hai una telecamera molto più prestante che ha meno rumore, hai una telecamera meno prestante che ha più rumore, puoi eliminare il rumore da entrambe. Abbiamo visto tutte queste gloriose caratteristiche della versione studio, ma la domanda che ci vogliamo chiedere è: perché non devo comprare la versione studio? Se non sei un montatore professionista, oppure un colorist, oppure nel tuo studio, nella tua crew non viene utilizzato DaVinci Resolve, ti consiglio vivamente di non acquistare la versione studio. Questo perché la versione gratuita include già l'80-90% delle caratteristiche che ti servono per creare dei montaggi perfetti. Soprattutto se hai cominciato ad utilizzare DaVinci Resolve da qualche mesetto, non ti consiglio di acquistare la versione studio, perché molto probabilmente ci sono molte altre caratteristiche che non conosci di DaVinci Resolve. Ad esempio, sicuramente non saprai che nella pagina di Fusion c'è un nodo per la riduzione del rumore. Ovviamente è molto meno potente rispetto alla controparte che trovi nella sezione di Color, ma ti permette comunque di fare un pochino di riduzione del rumore in Fusion. Stessa cosa per la rimozione degli oggetti. È molto semplificata nella pagina di Color, ma lo puoi fare anche nella pagina di Fusion e lo puoi fare gratuitamente. In generale penso che la mia esperienza possa essere d'aiuto, perché io ho utilizzato DaVinci Resolve per 3-4 anni e soltanto recentemente ho acquistato la versione studio. Per tutti questi anni non ho sentito la necessità di passare alla versione studio. Quindi se hai iniziato da poco a fare montaggi, ad esplorare la Color oppure ad esplorare il pannellino di Fusion, magari DaVinci Resolve Studio non fa ancora per te. Dagli ancora un pochino di tempo, esplora un pochino DaVinci Resolve e soltanto quando ti senti quasi in dovere di acquistare la versione studio, perché la versione gratis comincia a stare un po' stretta, puoi acquistare la versione studio. Ok, quindi hai deciso di acquistare DaVinci Resolve Studio, vuoi fare il grande passo. Hai una scelta da fare: acquistare la versione Digital Key oppure acquistare la versione con chiave. La versione Digital Key è tendenzialmente un foglio di carta con un numero che immetti in DaVinci Resolve e quel numero sblocca la versione studio di DaVinci Resolve. La chiavetta invece è una proprio una chiavetta USB, per sfortuna USB-A e non USB-C, che devi collegare al computer per avere accesso a DaVinci Resolve. I vantaggi della Digital Key sono due. In primis non devi inserire una chiavetta USB, che deve essere sempre collegata al tuo computer quando utilizzi DaVinci Resolve, altrimenti DaVinci Resolve non parte. Il secondo vantaggio è che la chiave è valida per due computer, quindi puoi attivare DaVinci Resolve sul computer 1 e DaVinci Resolve sul computer 2 e puoi utilizzare DaVinci Resolve Studio contemporaneamente su entrambi i computer. Quindi logicamente lo svantaggio della chiavetta è che puoi attivare DaVinci Resolve Studio soltanto nel computer in cui è collegata la chiavetta. Ma il vantaggio della chiavetta è che tendenzialmente puoi avere DaVinci Resolve Studio su qualsiasi computer tu voglia. Mettiamo che abiliti DaVinci Resolve sul computer 1 e abiliti DaVinci Resolve sul computer 2. Ad un certo punto magari il computer 1 lo butti, il computer 2 lo butti e quindi non hai più DaVinci Resolve. Invece con la chiavetta, se magari vuoi utilizzare DaVinci Resolve sul tuo computer di casa, poi vai in uno studio e vuoi utilizzare DaVinci Resolve, poi vai da un amico e vuoi utilizzare DaVinci Resolve Studio, lo puoi fare semplicemente portandoti la chiavetta. Colleghi la chiavetta alla presa USB e hai DaVinci Resolve Studio su quel computer. Per quanto mi riguarda, dato che voglio fare un upgrade del mio computer, ho deciso di acquistare la versione con chiavetta. In questo modo devo acquistare DaVinci Resolve soltanto una volta, ce l'ho su un computer, questo è vero, però in teoria DaVinci Resolve ce l'avrò per sempre, basta soltanto inserire la chiavetta nel nuovo computer. Piccola nota, DaVinci Resolve Studio è gratis se acquisti una telecamera della Blackmagic, quindi acquisti una telecamera della Blackmagic, hai DaVinci Resolve Studio. DaVinci Resolve Studio è anche gratis se acquisti questo, che è il DaVinci Resolve Speed Editor. Ho fatto una review su questo canale che ti permette di velocizzare un pochino il tuo montaggio. Questo dispositivo costa circa 300 euro, DaVinci Resolve Studio costa circa 300 euro, quindi o questo o DaVinci Resolve Studio sono gratis. E questo, per quanto mi riguarda, è tutto quello che devi sapere riguardo a DaVinci Resolve Studio. Acquisterai DaVinci Resolve Studio? No? Ti trovi bene nella versione gratuita? Ti trovi benissimo nella versione studio? Lasciami un commento qui sotto così ne possiamo parlare.
Per dubbi, domande oppure proposte di altri video, lasciami sempre un commento qui sotto, altrimenti fine lavorazione.